Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi insegnerò, o almeno capirò che cosa sto facendo e poi vi dico che cosa ho fatto, la ricetta del pane fatto in casa. Io veramente non so come registrare questo video perché andrà sia su YouTube che alla mia prof di cucina, quindi aiuto. Vabbè, fai partire la intro, vai. Allora, che cosa si fa prima di cucinare? Prima di tutto, come vedete, è un casino di roba, dobbiamo toglierla tutta, quindi braccialetti, collane, anelli, piercing, orecchini, qualsiasi cosa possibile e immaginabile che non è del vostro corpo, che non siano i vestiti, lo dovete togliere, soprattutto quando dovete impastare, come quando facciamo il pane. Quindi oggi faremo il pane, quindi proprio impastare con gli anelli, braccialetti, orologi mi sembra un po' non tanto igienico, diciamo. Non sono a scuola, quindi non uso la divisa che ho a scuola, perché avreste già chiuso il video prima di vedermi come sono fatto. E quindi però almeno un grembiule ce lo mettiamo, quindi... Ok. Ingredienti, devo aprire tutto. Allora, ingredienti: farina di Manitoba, che è questa qui, 750 grammi, 300 ml di acqua fredda, né tiepida né calda, fredda, andiamola a prendere. Un cucchiaio di sale fino, un cucchiaino di zucchero, cioè diverso, questo un cucchiaio di sale, un cucchiaino di zucchero, dov'è questo? Un cucchiaino di zucchero normale, classico. Un po' di olio extravergine d'oliva. E poi la farina rimacinata di semola, che servirà poi dopo per quando dobbiamo impastare la pasta. Però io non ce l'avevo e quindi va bene anche la farina 00, perfetta, va bene. Cioè quella di semola diciamo che attacca di meno e quindi sul tavolo ti rimane un po' più pulito alla fine. Però se non ce l'avete va bene anche la 00, soprattutto adesso che siamo in quarantena non possiamo tanto uscire, se avete la 00 in casa va benissimo lo stesso. Prima cosa, prima di fare tutto l'impasto, dovete prendere una tazzina con il naso, soprattutto con il naso perché senza naso non va bene. Mettere 100 ml di 300 che avete nella tazzina, quindi non so qua, aspetta. Poi avete bisogno un po' di lievito madre, perché il lievito madre ti aiuta a lievitare, vabbè sto zitto. 20 grammi circa, sì, più o meno. 20 grammi, quindi mi sa che li dobbiamo andare a pesare perché non ne ho 20. Prendiamo la nostra pesa. Perfetto. 20 grammi di lievito madre, ragazzi, possiamo iniziare con la nostra ricetta. Abbiamo la nostra acqua fredda, mettiamo tutto il lievito madre e lo facciamo sciogliere. E con un cucchiaino ci aggiungiamo anche un cucchiaino di zucchero, ragazzi, un cucchiaino tipo così. Mettiamo tutto dentro, mescoliamo, lo possiamo lasciare da parte. Adesso ragazzi invece facciamo l'impasto. Farina di Manitoba, non quella 00. Quindi prendiamo di nuovo la nostra pesa, 600 grammi. Perfetti, 600 grammi perfetti, ma quanto siamo perfetti. E aggiungiamo tutto il resto degli ingredienti, quindi mescoliamo di nuovo un po' la nostra tazza. Mettiamo tutto insieme comunque, cioè non è che prima uno poi l'altro. E poi circa 2 cucchiai d'olio, facciamo tipo due passate, due giri di olio. Un giro, due giri. Perfetto. All'inizio mescoliamo col cucchiaio per farlo diventare un po' più uniforme. Mettiamo tutta la nostra acqua. Perfetto. Quindi ragazzi, intanto che giro, ricapitoliamo. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono farina di Manitoba 750 grammi più acqua 300 ml, 20 grammi circa di lievito madre. Se non ce l'avete va bene anche lievito di birra. Olio extravergine d'oliva. Un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio invece di sale. E poi ovviamente dopo invece, se avete la farina di semola va bene, se no va bene anche la 00. Per quando impastiamo con le mani dobbiamo mettere un po' di farina sul tavolo per impastare. E direi che è arrivato il momento di impastare. Togliamo tutto, spargiamo un po' della nostra farina 00 sul tavolo in questo modo, perché c'è pure un modo. Togliamo un po' di sale che mi è caduto prima ma nessuno l'ha visto. Un po' di farina così, proprio solo un po'. Ok, allora togliamo tutto, lo mettiamo tutto sul tavolo. Oh mamma mia.
E adesso ragazzi dobbiamo mettere anche un po' del resto della farina, perché se vi ricordate abbiamo messo 600 grammi di farina. Magari non proprio gli ultimi 150 grammi, ma circa 100, finché proprio l'impasto non ti si appiccica alle mani. Quindi adesso, prima di mettere le mani nell'impasto, prendiamo la farina di Manitoba. Questi ragazzi sono circa 100 grammi, magari non la metto tutta, poi dopo ne metto ancora un po'. E impastiamo. Impastare per circa 10 minuti. Potete anche prenderlo a sberle. Ho rotto tutto. Adesso è quasi un quarto d'ora che sto impastando. Io direi pasta. No, vabbè, niente. Facciamo un po' la nostra pallina, perché poi dovrai lievitare nel pentolone. Dove lo metteremo? Prendiamo il nostro pentolone, ci mettiamo un po' d'olio d'oliva solo per bagnarlo sul fondo. Poi mi sa che non vedete, però l'ho messo. Mettiamo un po' d'olio sul fondo e ragazzi mi sa che ci vediamo domani, perché adesso mettiamo la nostra bella pallina là sul fondo. Ci mettiamo un po' della nostra farina di Manitoba, perché se vi ricordate abbiamo messo 600 grammi all'inizio, poi ce ne abbiamo aggiunti un po' per impastare. Ragazzi, qui forse ce n'è ancora, ok, perfetto. Ne mettiamo un po' sopra. Ragazzi, copriamo, mettiamo al fresco e vabbè, domani vedremo come è venuto. Sono qui quasi 24 ore dopo e dopo una lunga lievitazione, ragazzi, dobbiamo solo girare, prendere i lembi, cioè i bordi del nostro impasto e praticamente tirarli verso l'interno, così almeno facciamo ripartire la lievitazione. Esattamente così, con una spatola vi aiutate. Sotto sarà un po' molliccio, sembra, perché ci avevamo messo l'olio. Sopra c'è ancora la nostra bellissima farina e poi ragazzi dovremo rilasciarlo a riposo a lievitare altre 3 ore. Adesso ragazzi richiudiamo e ci vediamo tra 3 ore. Bene ragazzi, sono passate 3 ore dalla clip precedente, da quando abbiamo girato ancora una volta la nostra pasta. Adesso dobbiamo metterla su una teglia per poi farla riposare per un'altra ora. Che cosa ci serve? Un coltello per dividerla in 4, perché faremo 4 palline. Un asciugamano pulito poi per coprirlo. Della carta forno per mettere sotto per non far appiccicare la teglia. Una teglia e la nostra pasta. Dopo aver messo le palline sulla nostra teglia con sotto la carta forno, metteremo un po' di farina. Adesso farina come volete, io ho preso di nuovo quella di Manitoba, però potete prendere anche quella zero, quella che volete. Mettiamo un po' di carta forno sulla nostra teglia. Ok, con il coltello lo tagliamo circa, sì, in 4. Togliamo il coltello, facciamo delle palline un po'. Poi ci mettiamo la nostra farina, quella che volete, un po' sopra, proprio solo così, un po' sopra. E ragazzi, come ultima cosa, li copriamo con un asciugamano pulito. Lasciatelo di nuovo nella vostra cucina per un'ora a riposare. Io vi lascio al resto alla fine di questo video, dove cuocerò, ma non dirò niente. Quindi dovrete mettere solo le 4 palline nel forno a 200 gradi per circa 25 minuti. Dopo 25 minuti guardate se vi piacciono e le tirate fuori dal forno. Ciao!